Dimostrazione di forza, conferma di una clamorosa solidità anche al Puttilli, difesa del primato solitario. Novembre è stato decisamente un grande mese per il team Altamura. 5 gare giocate, altrettante vittorie collezionate, 11 gol fatti, 0 subiti. I murgiani hanno replicato in maniera sontuosa alle 2 sconfitte di fila di fine ottobre in casa contro il Nardò prima, a Casarano poi. Lo hanno fatto battendo in successione Angri, Martina, Santa Maria Cilento, Fasano e domenica scorsa il Barletta al Puttilli. La squadra ha una grande quadratura, già sanno quello che devono fare, perciò per me allenatore è una cosa importante. Poi abbiamo sfruttato gli errori del palleggio dei difensori avversari e perciò è diventato tutto più facile. Però ripeto, è una squadra che sta migliorando domenica dopo domenica e i risultati si vedono. Primato solitario per il team Altamura dopo 13 turni di campionato, i biancorossi comandano con 29 punti, 3 in più del Casarano, 5 del Nardò, 6 del Martina. Secondo Giacomarro però la lotta per la vittoria finale del girone H non si limita soltanto a poche squadre. A tutte queste cose non ci credo, credo solamente domenica dopo domenica di fare bene, di cercare di ottenere il massimo del risultato, perché con tanti team che sono agguerriti per vincere il campionato non è facile. Perciò sia Nardò, Casarano stesso, che per me è la squadra più organizzata e più importante del girone, sicuramente sono sempre là. Perciò il campionato per me si decide al ritorno, quando ci saranno gli scontri diretti, per cercare di prendere il largo per qualche squadra che è in testa. L'uomo più importante e determinante del team Altamura è certamente Nicola Loiodice. 6 gol in questo campionato per lui, a segno anche domenica scorsa al Puttilli contro il suo ex Barletta. Loiodice ce l'ho io e perciò me lo tengo stretto. È un giocatore che sicuramente come qualità non si discute. Il problema è che lui deve strappare fino al 90esimo, portarlo nelle condizioni giuste per strappare, perché è un giocatore che in questa categoria ha fatto sempre la differenza, non lo devo scoprire io, però ce l'ho io e me lo tengo ben caro. Dopo un novembre da favola, il team Altamura aprirà domenica prossima, un mese di dicembre, sulla carta più agevole, ospitando la Paganese. Fischio d'inizio al D'Angelo, previsto alle ore 15. A seguire i biancorossi affronteranno Gallipoli, Bitonto e Matera, prima della sosta natalizia.